No, sei stato cassato. Hanno riso anche lì. Fare un passo indietro, se non io faccio un passo indietro, voi non vi accalcate che vi fate il collo. Draghi ha annunciato delle consultazioni con i partiti. Vai, 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 può girarsi. Credo che sia fisiologico in questa fase. È lunedì, è la prima votazione. Sono 7 giorni che decidono i prossimi 7 anni. Il mio è un appello, io non ho più il ruolo, la responsabilità, il potere che avevo 7 anni fa, quando facemmo velocemente, e credo che possiamo dirlo, la facemmo bene. Oggi non tocca a me, io sono soltanto una piccola parte del puzzle complessivo. Il mio appello ai colleghi è: ragazzi, su queste cose non si scherza. Cioè, su un assessore, su un sindaco, su un seggio parlamentare possono esserci le genialate, le intuizioni, le polemiche. Qui stiamo parlando del Presidente della Repubblica, quindi basta col wrestling, basta con queste dichiarazioni ad uso dibattito e risolviamo il problema, perché abbiamo qualche giorno per decidere il futuro di 7 anni. Decidiamo il capo delle forze armate, decidiamo il garante dell'unità nazionale, decidiamo il custode della Costituzione, quindi basta chiacchiere e dalle prossime ore, spero che nelle prossime 48-72 ore si chiuda. Senatore, oggi scheda bianca, quando è che comincerete a fare sul serio? Ma noi facciamo sul serio da anni, tocca a chi ha più responsabilità e credo ragionevolmente che se qualcuno ha dei candidati in pista li debba tirar fuori. Il suo io non candidato ho un candidato serio, affidabile, giusto capo delle forze armate. Il mio è stato, come lei beh, sa, Sergio Mattarella. Credo che abbiamo pagato un prezzo anche personale, oltre che politico, a quella vicenda, però oggi, visto che siamo alla fine, diciamolo, è andata tutto bene. È andata bene. Il mio presidente del Consiglio un anno fa si chiamava Mario Draghi ed è andata bene. E stavolta non tocca a me. Cioè, è vero che sarebbe bello dire non c'è due senza tre, ma stavolta non tocca a me decidere. Io vedo molte candidate e candidati che farebbero molto bene questo lavoro, tanti, tante e tanti. Però il problema a un certo punto è decidere. Oggi la partita in mano è innanzitutto al centrodestra, che ha qualche numero in più, il centrosinistra ha tanti numeri, noi che abbiamo una pattuglia più piccola, diciamo, siamo quelli che ricordiamo ai colleghi. Lei ora ha anche detto diversi no, Renzi, no? Lei ha detto no a Riccardi, anche a Berlusconi. Allora, io penso che Silvio Berlusconi non fosse il candidato presidente, almeno di questa fase. Poi lei sa che il mio rapporto con Berlusconi è sempre stato travagliato, ma ciò nonostante, proprio perché gli riconosco, gli porto rispetto, credo che chi lo ha costretto a questa candidatura, che non aveva i numeri dal giorno 1, gli abbia fatto del male. Quindi io sono uno di quelli che dice che a Berlusconi è stato fatto del male. Rispetto a Riccardi, semplicemente che Andrea non ha i numeri, non è una di bandiera che viene utilizzata allo scopo di poi metterla, viene messa in campo per poi trattare e discutere, che va benissimo. Insomma, il fondatore delle comunità di Sant'Egidio, va bene. Poi io ho una visione della Presidenza della Repubblica, per cui non ci si inventa i nomi last minute. Elisabetta, cioè, Belloni, scusa, voglio dire, se no ti faccio come direttore, ti dico, puoi fare una cosa. Vabbè, Belloni, ragazzi, dice se facciamo Belloni un accordo, ragazzi, facciamo un accordo. Io mi prendo l'ultimo. Beh, fermi, ragazzi. Finalmente, ma mi ha interrotto Celata, perché capite, c'è questa roba che c'ha l'ansia da prestazione quando arriva la maratona mentale. Faccio l'ultima domanda e poi mi lasciate andare. Accordo fatto? Draghi è nella sua rosa dei nomi. Allora, la facciamo domanda su Draghi, ne prendiamo tre insieme su Draghi. Io penso che Draghi, che è una personalità straordinaria e che è un punto di riferimento del nostro paese, può fare molto bene il Presidente del Consiglio e può fare molto bene il Presidente della Repubblica. Nell'uno e nell'altro caso è la politica che fa la differenza. Cioè, quando avete raccontato, non tanto voi, ma insomma i colleghi editorialisti e anche qualche politico, che Draghi arrivava a Palazzo Chigi come sconfitta della politica, quella era una cosa non vera. Draghi è arrivato a Palazzo Chigi grazie a un capolavoro della politica, può piacere o meno, che è stato quello di mandare a casa Conte, come ricorderete. Oggi Draghi va al Quirinale se c'è la politica. Cosa vuol dire? Se c'è un accordo politico, non se c'è un concorso a premi. Identicasi per gli altri. La politica è una cosa seria. La Costituzione prevede che un metodo complicatissimo, 505 grandi elettori dalla quarta per eleggere il Presidente della Repubblica. Ci vuole la politica. Chi pensa di andare al Quirinale senza
una grande scelta politica sbaglia. Non a caso, guardate gli ultimi nomi, non è che Mattarella e Napolitano siano frutto espressione della società civile, e persino uno come Ciampi aveva fatto il Presidente del Consiglio e faceva il Ministro del Tesoro, non soltanto il Governatore di Banca d'Italia. Per risalire a Scalfaro, Cossiga, Pertini, Leone, la figura del Presidente della Repubblica è una figura profondamente politica. Detto questo, siccome vi ho risposto... A questo tavolo politico voi ci siete? Sarebbe anche sul capo del governo, Belloni. Allora, la scelta del Presidente del Consiglio è sicuramente il pacchetto complessivo governo Quirinale, è sicuramente una cosa che sta in campo, senza entrare sui nomi, ma sicuramente è chiaro che questo è un tema vero, quello che lei dice è vero. Raga, io vi voglio bene, però... Raga, scusate, scusate. Allora, Italia Viva... Fermi, ragazzi. Buone, però... Cioè, siate anche un po' seri voi. Io vi rispondo all'ultimo e poi mi devo dare le scatole, perché sennò, cioè, alla fine non va bene così. Italia Viva. Italia Viva ha questa caratteristica. La considerano sempre ininfluente. E voi avete visto come va a finire. Ci dicevano che non contavamo niente e avete visto come è finita sul governo. Rispetto ai franchi tiratori, io credo, spero ed auspico che siano, ci sono sempre stati franchi tiratori della Presidenza della Repubblica, persino quando Ciampi fu eletto alla prima ci furono centinaia di franchi, decine di franchi tiratori, però spero che siano irrilevanti. E l'ultima era? Draghi Salvini, stamattina si sono incontrati, come vedete? Draghi Salvini, io mi chiamo Matteo Renzi, no, quindi Matteo Salvini dovete chiamare. Non lo so, non ho visto. Onorevole, onorevole, di qua, onorevole, di qua. Allora, beh, abbiamo